Oggi è giovedì 22 ottobre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 22 ottobre 1967. Allo stadio di San Siro si gioca il derby fra le squadre di calcio di Milano. Al tredicesimo minuto del secondo tempo, Sandro Mazzola serve un bel pallone al centrocampista peruviano Victor Benitez, che porta in vantaggio l'Inter. 20 minuti dopo, il Milan segna il pareggio che porta il risultato sull'1-1 definitivo. Un tiro di Gianni Rivera colpisce la parte sottostante la traversa e la palla rimbalza a terra prima di essere allontanata da Tarcisio Burnic. L'arbitro romano Alessandro D'Agostini, dopo che il guardaline Mario Graziosi gli segnala che la palla avrebbe superato la linea di porta, convalida il gol tra le proteste dei nerazzurri. Preparando la trasmissione televisiva La Domenica Sportiva, il giornalista Carlo Sassi, insieme al tecnico Aaron Vitaletti, ha l'idea di chiarire la polemica nata dalla decisione arbitrale sul gol fantasma utilizzando lo strumento inventato dall'olandese Ivan Serrurier nel 1924 per il montaggio cinematografico, la moviola. La ricerca del momento in cui il pallone ricade a terra dimostra che non era gol. Da quel momento l'uso della moviola verrà introdotto nelle trasmissioni sportive. La moviola sarà stabilmente utilizzata dal maggio del 1969 e in seguito sostituita dall'elettronica. Ma il termine è divenuto sinonimo di analisi al rallentatore di azioni atletiche. Negli anni successivi Carlo Sassi racconterà così quella intuizione che ha cambiato il modo di commentare il calcio. Io e Vitaletti ci accorgemmo che quando la palla ricadeva sul terreno sollevava polvere di gesso. Questo poteva significare una cosa sola, che aveva toccato la linea. Pensammo a come avremmo potuto fare per dimostrarlo ai telespettatori. Tra i fotogrammi andammo a trovare proprio quello in cui si vedeva la palla toccare terra. Si capiva bene che il gol non era valido. Mostrammo quel fotogramma in TV e fu l'inizio. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.